In realtà non è una sfida tra Gantini contro Richard Garfield, ma è un playtest tra il nostro Pascal Wagner, diciamo nostro perché spesso qui in Italia, contro Angelo Cadei. Entrambi sono rimasti fuori dal main event modern di oggi con 180 partecipanti e quindi nel frattempo, mentre stiamo aspettando che arrivi il sesto turno di questa Svizzera da 8 turni, in cui vedremo sicuramente giocare un Riccardo Biava con un controllo UV, quindi interessante come match. Vi lascio a un match così di playtest che secondo me è molto interessante, dove c'è Pascal Wagner che sta testando contro Angelo Cadei, che tra l'altro sono diventati molto amici. Vi lascio anche una musichetta e buona visione. Nel frattempo, tra poco, quando arriverà il match, vi passiamo sicuramente cioè passiamo direttamente al match del sesto turno. A dopo! Ciao ragazzi, siamo ritornati. Come avete visto, i due ottimi giocatori, Wagner e Angelo Cadei, hanno droppato dal Modern. Purtroppo Wagner ha perso da Slivers la sua seconda partita. Infatti si è messo a ridere, per non piangere ovviamente. Stavano provando a fare un rematch della partita di sabato dei quarti di finale. Ora vedremo invece sugli schermi Taneji con Jund e Biava con Bianco Blu Draghi. Ha un capitano davvero invincibile, Biava, nel suo mazzo. Siamo al settimo turno, ne mancano due di questo Nebraska SWR terza edizione Main Event Modern, secondo Main Event Modern, il primo è stato sabato. I ragazzi stanno mischiando, Roby vieni qui a fianco a me, ti lascio la sedia. Allora, presentiamo i due giocatori perché questa è veramente una partita, direi, di livello altissimo. Chi è la ragazza? Non c'è nessuna ragazza. Sono due giocatori che hanno fatto già tantissimi risultati. Sia Taneji che Riccardo Biava sono due giocatori strabilianti. Ti dico, Taneji è un giocatore molto più polivalente rispetto a Biava dal punto di vista che cambia tante volte mazzo. L'ho visto giocare a Finicky, Ok. l'ho
L'ho visto giocare mazzi diversi e tutto quanto. Oggi gioca Jund, e veramente fortissimo anche lui. Quindi sono entrambi sul 6-0 contro Riccardo Biava, che ha inventato, Secondo, ok, sì. praticamente questa lista UV, che è una lista molto molto completa dal punto di vista. Domanda da 1 milione di dollari. Se sono 6-0, perché non pattano che sono 8 turni? Sai che. Ah no, è vero, è il sesto turno, ecco Ah, perché, ecco. bravo. Sì, abbiamo scelto una cosa sbagliata. Avevo segnato. Sempre attenti, ragazzi. Sono 5-0. Chi vince questa farà patta patta. È una partita quindi sicuramente chiave. È una bellissima partita perché ora come ora le shell di Control stanno tendendo tutte a diventare bicolor, perché si dice che la versione bianco-blu stia bene oppure meglio dalle versioni di Zo e dalle versioni di Jund. Ora vediamo se questa cosa sarà confermata. Partenza, Partenza subito a razzo di Biava, eh. chiamiamola partenza perfetta, non ha fatto terra snare ma ha fatto